Ciao a tutti, continuiamo con le lezioni di storia dell'arte e oggi parliamo di un grande personaggio. Vabbè, lo dico sempre, ma insomma, in fondo è così. Beato Angelico. Beato Angelico si chiamava in realtà Guido di Pietro e nacque a Vicchio di Mugello, che sarebbe ormai alla periferia di Firenze, tra il 1395 e il 1400. Fu definito Angelico soltanto nel 1469 e poi Vasari successivamente nel 500 lo definì anche Beato, anche se in realtà a quei tempi nel 500 beato non lo era ancora, perché fu beatificato soltanto nel 1982 da Giovanni Paolo II. Da qui, insomma, il nome Beato Angelico. Beato Angelico sia per la sua pittura, molto raffinata, molto chiara, ma anche per la sua condotta morale, molto religioso, un rigore morale molto, molto forte, e quindi per questo passa alla storia come Beato Angelico. Di lui sappiamo molto poco. Sappiamo che da giovane entrò in una bottega di fiorentina di miniaturista, scusatemi, quello che facevano le miniature nei bordi dei libri, le lettere, quelle grandi all'inizio di un testo. E poi probabilmente passò nella bottega di Lorenzo Monaco, che dovrebbe essere stato il suo maestro, ma ovviamente non abbiamo certezza. Nel 1420 entrò al convento domenicano di Fiesole e prese il nome di Fra Giovanni da Fiesole. I domenicani sono un ordine, diciamo, di predicatori, di frati predicatori. E quindi lui intese la sua arte anche in questo modo, come un'arte predicatoria, nel senso con una finalità didattica, andare tra la gente, tra i fedeli e diffondere la parola di Dio anche attraverso la sua pittura. Proprio per questo c'era appunto, come vi dicevo, una fortissima carica didattico allegorica. Cominciò a dipingere ancora prima di entrare nel convento, quindi probabilmente tra il 1417 e il 1418, ma le sue prime opere sono tutte perdute. Nel 1438 si trasferisce da Fiesole al convento di San Marco di Firenze, che era stato donato ai domenicani dal suo amico Cosimo de' Medici. Cosimo de' Medici fa restaurare questo convento da Michelozzo, che era l'architetto, diciamo, dei Medici, e fa affrescare le pareti appunto a Beato Angelico, che dipinge e affresca le celle e le parti comuni fino al 1453. In realtà, siccome sono 44 celle più le parti comuni, difficilmente sia stato affrescato soltanto da lui. Quindi sappiamo che c'è l'aiuto sicuramente di Benozzo Gozzoli, un altro pittore. Però probabilmente ce ne saranno stati altri perché, insomma, la mole di lavoro era veramente eccessiva. Tra il 1445 e il 1456 è a Roma, è chiamato dal Papa Eugenio IV e ad affrescare la cappella privata di Niccolò V, che sarà poi il Papa successivo. Scusate. Poi lavora al Duomo di Orvieto e poi è priore al convento di San Domenico di Fieso dal 1449 in poi, dove si ritira e non dipinge più, insomma, anche perché era anziano. Poi, nonostante fosse malato, tornò a Roma e morì nel 1455. Beato Angelico è un pittore a metà, diciamo, tra la grande tradizione tardogotica e il Rinascimento e le innovazioni del Rinascimento, tra cui ovviamente l'abbiamo parlato tante volte, la prospettiva. La prospettiva è quella, diciamo, di Masaccio, è il punto di fuga. È Masaccio che introduce per la prima volta la prospettiva in pittura. E ora molto spesso nei libri di storia dell'arte cercano di
ridurre la parte gotica di Beato Angelico, come se fosse un qualcosa che potesse, diciamo, offuscare la sua arte. In realtà non è così, insomma. La tradizione gotica in pittura è una tradizione meravigliosa e lui rimane ed è forte per tutto il corso della sua produzione. Certo, alla fine si fa sempre meno, ma all'inizio è molto molto forte e non può essere ridimensionato. Anche se visse appartato in un convento quasi sempre e assimilò appunto, come vi dicevo, tutte le grandi novità rinascimentali. Però l'intento era quello gotico, nel senso, come vi dicevo, aveva finalità didattiche e in più, come la pittura gotica, lui non voleva rappresentare l'umanità, il realismo. E infatti non c'è passione, non c'è dramma, perché la drammaticità, la passionalità è tutta umana, non è divina. E quindi lui non rappresenta la passione, il dramma come in Masaccio, ma rappresenta la parte spirituale, simbolica e religiosa. E per questo la sua arte è profondamente gotica. E proprio per questo, come vi dicevo, oltre alla spiritualità, in lui c'è una forte simbologia. Per l'uso del colore e della luce, soprattutto una luce diffusa, chiara, quasi eterea, influenzò poi Paolo Uccello, Piero della Francesca e anche il paesaggio di Leonardo. Le caratteristiche principali sono, abbiamo detto, la funzione didattica, l'abbiamo detto, ed è tipicamente medievale, basti pensare a Dante. La semplicità domenicana, la semplicità dei conventi, nelle sue opere, nei suoi dipinti, non c'è, diciamo, la parte decorativa, e in questo non è gotico perché il gotico era eccessivamente decorativo. E poi una forte simbologia, ora lo vediamo. E oltre a Masaccio si richiama alla grande lezione di Giotto e anche nelle figure viste da dietro, nelle rocce tagliate. Ora, per quanto riguarda la produzione, innanzitutto c'è una grande difficoltà, difficoltà di datazione. I testi di storia dell'arte portano diciamo, delle date diverse tra l'una e l'altra, quindi è difficile da datare. Abbiamo detto che produce tanto, si fa aiutare da Benozzo Gozzoli, non tutto è suo, e abbiamo detto che comincia a dipingere ancora prima di farsi frate. Una delle sue opere a noi, delle sue prime opere arrivate a noi, è il Tabernacolo dell'Annunciazione, e ve lo faccio vedere subito. Questa è un'opera chiaramente tardogotica, anche se c'è qualche piccola cosa rinascimentale, eccola qui. Vedete, siamo nel 1425 indicativamente. L'opera è gotica, ovviamente, il fondore, il tabernacolo molto ricercato e decorato, anche l'uso del colore, però c'è qualcosa nei corpi, vedete qui il chiaroscuro nel volume, nella corposità, vedete qui nel panneggio pure, c'è qualche cosa che già comincia a preludere al Rinascimento, però ovviamente ancora la lezione predominante è quella gotica. Poi abbiamo la Pala di Fiesole ed è questa. La Pala di Fiesole già comincia ad essere differente perché abbiamo innanzitutto la forma non è più gotica. Vi ricordate nel Medioevo facevano i trittici, però separati. Invece questa è una tavola unica e quindi abbandona la tripartizione medievale, questa è su un unico piano ed è sull'altare maggiore del convento di San Domenico di Fiesole. Il bambino è nudo e questo già
è fortemente innovativo. Però ci sono cose anche gotiche. Vedete l'aureola dei santi, non in prospettiva come quella di Masaccio, gli angioletti dietro, non sono in prospettiva. Poi abbiamo, e quindi piano piano comincia ad assimilare qualche cosa in più, però rimane, diciamo, la parte tardogotica rimane. Poi abbiamo l'Annunciazione conservata al Museo del Prado di Madrid. Questa, come vi dicevo, la datazione è molto dibattuta, come tutte le opere di Beatangelico. Secondo alcuni questa è la prima Annunciazione, secondo altri invece è l'ultima. Ed è uno dei suoi capolavori. Annunciazione lui ne fa tante e danno lo stesso schema, ora lo vediamo. La, diciamo, divisione, la Madonna con le mani giunte in senso di obbedienza e poi vediamo la semplicità, questo sgabello che si vede, questa panca che si vede in prospettiva e molto semplice, molto umile, diciamo così. La luce entra in maniera razionale, entra da qua, dal lato destro e crea delle lievi ombre, però è una luce di origine divina, come vedete, quindi non è una luce razionale. Il dipinto, come tutto, è diviso in due. La prima par la parte, quella di destra, la vostra destra, in questo portico rinascimentale in prospettiva è quella più semplice. Nella qua nella sinistra abbiamo Adamo ed Eva. Qui invece sembra il più tardogotico. Vedete la ricchezza dei fiori, questo era tipico del tardogotico. E poi Adamo ed Eva che se ne vanno. Adamo si porta le mani agli occhi come se stesse piangendo, ma non c'è dramma. Vi ricordate Adamo ed Eva di Masaccio? Non c'è dramma, non c'è passionalità. Ed è un qualcosa perché lui non vuole, diciamo, sottolineare l'umanità, ma vuole sottolineare la spiritualità. Come vi dicevo, c'è una forte simbologia. Qui abbiamo, ad esempio, nella fascio di luce. C'è una colomba qui in cima c'è una rondine che indica la resurrezione e poi l'angelo è con le ali di pavone che questo è tipico di tutta la tradizione medievale e le ali di pavone indicano l'immortalità. Le braccia incrociate l'abbiamo già detto e la camera è molto spoglia e semplice. Ora vi faccio vedere le altre annunciazioni. Che sono molto simili. Questa, vedete, è quella di San Giovanni Valdarno. Anche qui il portico è in prospettiva, anche qui la panca per profondità ma per semplicità, la Madonna con le braccia incrociate e anche qui c'è a sinistra, però si intravede molto poco, diciamo, una scena, la cacciata di Adamo ed Eva. Quindi va letto da sinistra verso destra, prima il peccato e poi la resurrezione tramite la nascita di Cristo. Poi c'è un'altra ancora, un'altra annunciazione. Se non sbaglio è questa, sì, è questa. E questa è quella di Cortona, al solito, il portico rinascimentale, braccia incrociate, in segno di obbedienza, la cacciata, le ali di pavone, che è simbolo dell'immortalità. È molto molto simile. Anche queste, diciamo, è uno dei suoi capolavori. Poi abbiamo il giudizio universale, qui il tema cambia un pochino. Il giudizio universale, che è questo, siamo tra il 31 e il 33. Il giudizio universale è un tema medievale, anche Giotto fa il giudizio universale. Lo spazio è reso in prospettiva da queste tombe scoperchiate che stanno al centro e c'è però un doppio punto di fuga. La forma è gotica. Però serve a creare un po' di
diciamo, profondità. Anche qui, come al solito, se vedete l'attenzione alle piante, ai fiorellini dal lato del paradiso, e questo è tardogotico. E invece, ovviamente, dal lato dell'inferno cambia tutto, cambia i colori. Questo è chiaro l'intento didattico, sembra quasi la Divina Commedia di Dante, insomma. State attenti, l'intento didattico cosa vuol dire? Dare insegnamenti, state attenti che andate a finire qua. Quindi delle ammonizioni. Poi abbiamo la deposizione di Cristo, che è, diciamo, penso di trovarla, eccola qua. Siamo tra il 32 e il 34. È un grande affresco, è un trittico però su uno stesso piano, il 2x2, ed è commissionata dalla famiglia Strozzi. La famiglia Strozzi era la famiglia, una famiglia ricchissima, quasi a livello dei Medici di Firenze. Ed è per la cappella Strozzi, quella commissionata dagli Strozzi a Lorenzo Ghiberti. Non so se ve lo ricordate, Lorenzo Ghiberti, quello della seconda porta del Battistero. In realtà, la famiglia Strozzi l'aveva commissionata a Lorenzo Monaco, che era, pare, il maestro di Biatangelico, solo che poi Lorenzo Monaco muore e la completa appunto lui. La cornice è lignea dipinta, ovviamente. Ma sembra tardogotica, il resto invece è rinascimentale, l'ambiente rinascimentale. Sullo sfondo il paesaggio è reale, che ha un paesaggio, diciamo, in profondità, solo che i personaggi non sembrano reali, non hanno corposità. Vedete Cristo abbandonato, obliquo, con la linea che rende, spezza la verticalità. Non c'è dramma, sempre perché la passionalità faceva parte degli uomini e lui non vuole sottolineare la passionalità. Poi abbiamo nel 36 il Papa Eugenio IV gli commissiona, cioè diciamo, scusate, cede il convento dei Domenicani, il convento di San Marco ai Domenicani, dietro. Suggerimento dietro raccomandazione di Cosimo de' Medici. Come vi dicevo, Michelozzo ristruttura la parte architettonica e lui tra il 37 e il 52 l'affresca, si trasferisce in quel convento. Beato Angelico era amico di Cosimo de' Medici. E in poco tempo il convento di San Marco diventa il centro della vita politica e religiosa e civile di Firenze. Poi l'esperienza di Savonarola, lì Savonarola è in quel convento, viene arrestato in quel convento. E questa è, diciamo, il capolavoro di Beato Angelico. Perde la parte didattica perché non è più indirizzato al popolo, ma è indirizzato ai suoi confratelli, quindi non hanno bisogno di questo insegnamento. E come al solito la caratteristica è la semplicità, questa ancora di più. È tutto molto semplice, non c'è assolutamente nulla di decorativo. E ovviamente c'è l'ennesima annunciazione. Vediamo se riesco a trovarla, perché scusate, non vorrei sbagliare. Annunciazioni ne ha fatte veramente tante. Dovrebbe essere questa, sì, è questa. Il solito sgabellino, come al solito. E questa è in un corridoio del convento. Soliti ali di pavone, solo che qui la scena è ancora più semplice, c'è una staccionata, non c'è la parte dietro. Vedete che non c'è la parte didattica, non c'è l'insegnamento, non c'è bisogno che dici ai confratelli, Adamo ed Eva viene cacciato, stai attento, perché ovviamente loro lo sanno già. Il portico è rinascimentale, l'impianto è simile, ma non c'è la simbologia, perché gli altri fratelli non ne hanno di bisogno. L'ambiente è spoglio, la luce è reale. E crea un po' le ombre e i volumi, però sono sempre volumi e ombre molto molto eteree. Vedete la Madonna, sembra che non ha corposità. E poi qui dipinge, affresca tante altre cose. Abbiamo 44 celle, ovviamente non li possiamo vedere tutte perché
non c'è lo spazio. Poi lui va a Roma e lavora anche lì, solo che lì, siccome lavora per il Papa, le opere hanno una maggiore monumentalità, sono un po' più fredde, però il committente ovviamente è il Papa e perde la sua semplicità e sono un po' più fredde, ma sempre di grande importanza. Abbiamo finito, ma non ve ne andate come al solito. Numero 1. Ho pubblicato l'anno scorso, no, nell'estate del 2020, La storia raccontata ai ragazzi. È un libricino di poco più di 100 pagine, all'interno del quale narro le vicende dall'anno 1000 all'anno 2000. C'è anche in formato ebook che costa 2-3 euro, insomma, una cosa. Costo accessibilissimo. Poi c'è nel mio sito www.adrianodigregorio.com, se vi interessa, ci sono tutti i riassunti delle lezioni vecchie. È gratuito, in PDF, li potete scaricare, sono centinaia di riassunti. È tutto gratuito. E poi c'è un gruppo Facebook, Le lezioni di Adriano Di Gregorio. Chi di voi volesse contattarmi, con grande piacere. Ciao a tutti!